Una giornata particolare alla scuola secondaria di primo grado Gabriele Tedeschi di Prato alla Peligna. Nessun parli, questo è il titolo, una giornata voluta dal MIUR, Ministero della Istruzione. I ragazzi oggi sono stati impegnati in attività diversificate in cui ognuno poteva esprimere qualcosa di sé e l'altro doveva essere invece aiutato ad ascoltare per capire, scoprire cosa l'altro aveva di sé. Per questo ci sono attività di ogni tipo. Dunque giornate di ascolto dell'altro attraverso attività espressive nella molteplicità delle sue forme. Le classi si sono aperte e i ragazzi con entusiasmo hanno aderito ad attività di conoscenza e di ascolto attraverso la partecipazione a diversi laboratori, laboratorio teatrale, laboratorio di lettura espressiva, laboratorio grafico, laboratorio di scrittura creativa, laboratorio di arte in cucina, laboratorio di musica e molto altro. Siamo utilizzando tutte le nostre parti del corpo per comunicare con gli altri, iniziando con il nome. Ci troviamo a Roberta utilizzando tutto lo spazio che abbiamo e facendo conoscere il nome con una gestualità eclatante, per cui noi attraverso quel gesto ricordiamo anche il nome della persona. Francesco, Nicole, Carolina, Olga. I ragazzi hanno mostrato nell'arte in cucina. Un giovane chef ha mostrato come si può fare un'opera d'arte con una zucca o ad un pezzo di formaggio. Ai ragazzi stiamo dando un'infarinatura di quello che è l'intaglio, quindi l'intaglio di vegetali, una forma artistica che noi realizziamo sia su vegetali che su formaggi, come potete vedere. E durante la giornata dell'arte gli stiamo dando proprio un po' un input per una nuova forma d'arte realizzata con le mani senza l'utilizzo solamente di un coltello. E quindi molto libera, in cui uno può esprimere tutto quanto il suo estro artistico. I ragazzi imparano anche a capire che alcuni compagni che magari fino allora non avevano manifestato niente di particolarmente interessante, invece magari hanno dei talenti belli da ascoltare e da conoscere.